10 anni di calvario, bruttissima esperienza, lascia i segni che Ferite aperte che tolgono il fiato, solo il pensiero toglie il fiato. Solo il pensiero toglie il fiato, però si torna in sella. Sì, però devo dire che... Che cos'è che la spinge? Ma innanzitutto mi ha spinto una grande, come dire, forza di persuasione del presidente Berlusconi, che ha individuato, aveva bisogno di donne nelle sue liste e quindi chiaramente ha pensato alla mia candidatura, tenendo conto che sono anche come dire, un simbolo. Perché credo che anche il dolore forge, aiuta a formare le persone. Io da questa esperienza di grande dolore comunque ne sono uscita fortificata. Certo, era meglio non averle, però visto che ci stanno, voglio dire, alla fine mi ha fatto capire che bisogna sempre avere fiducia nelle istituzioni, che non bisogna mai demordere, che bisogna guardare sempre avanti, che oltre il tunnel buio c'è sempre la luce. Ed io questa luce la intravedevo. Quando ho ricevuto questa telefonata, io sono rimasta prima meravigliata, poi lusingata e poi soprattutto l'attenzione che ha voluto avere nei miei confronti il Presidente Berlusconi mi ha molto colpito perché nessuno gli aveva chiesto niente, voglio dire.